Grazie alla disponibilità di Toshiba siamo riusciti a provare per qualche ora il nuovo VL753, il nuovo TV LED Edge con circuitazione a 200 Hz. Il TV ha il design Deep Lagoon, come vediamo, molto molto curato nella base che è nella cornice, semitrasparenti, base in vetro. I connettori sono inseriti sul lato, qua si può vedere la chiavetta Wi-Fi che è collegata con questa sorta di cavo rigido che permette di orientarla dove è meno disturba. Nuovo anche il telecomando, non è retrovinato, però è un'unità molto leggera, piatta, ben organizzata. Connettori in parte sul retro, in parte sul fianco, HDMI 1.4 con canale audio di ritorno e tutte le funzioni più avanzate, come appunto la riproduzione USB, qua vediamo la riproduzione da media server esterno e USB di file musicali, video e foto. Vediamo che stiamo scegliendo delle cartelle sul server adesso. Toshiba tratta questi file in modo particolare, nel senso può essere installato un programma sul PC che converte automaticamente ogni tipo di file in un formato che il PC digerisce. Ora vediamo una carrellata dei menu di questo TV. Menu sono gli stessi dell'anno scorso, sono abbastanza rapidi e completissimi. Nei controlli immagine avanzata possiamo addirittura andare a regolare la gestione del colore in 3D, quindi con tutto il controllo per quanto riguarda sia i primari che i secondari, gradazione, saturazione e luminosità. Ovviamente controlli questi che richiedono per forza di cose un colorimetro o una sonda esterna. Possiamo controllare il sensore luminosità e la retroilluminazione. Per quanto riguarda il sensore luminosità, qua vediamo che Toshiba l'ha implementato in modo davvero intelligente. Sotto viene indicata con una barra la condizione attuale di luce ambientale. E noi dobbiamo andare a regolare esclusivamente in quell'intorno il livello di retroilluminazione che vogliamo. Così facendo possiamo praticamente mantenere costante la calibrazione per tutte le 10 fasce disponibili. Quindi buio più totale, oppure tapparelle alzate a metà o tapparelle completamente alzate. Su questo TV Toshiba offre ovviamente la riduzione del rumore, ma offre quello che si chiama Resolution Plus, ovvero quell'algoritmo proprietario di Toshiba che migliora con una micro maschera di contrasto locale i dettagli, sia sull'HD sia in scaling dall'SD all'HD, e funziona davvero bene. Active Vision M200Hz invece è il circuito 200Hz che è la vera differenza tra questo modello e il modello VL normale, che invece è solamente a 100Hz. Modalità esperta, possiamo disattivare determinati filtri, quindi per esempio possiamo disattivare il colore verde e rosso e lasciare solamente il blu, cosa utile per la regolazione di fine di tinta e colore, cosa che invece richiederebbe un filtro esterno. Per quanto riguarda invece YouTube, è presente una sorta di applicazione browser, possiamo inserire tramite tasterino che vediamo a schermo il video che dobbiamo cercare. Viene cercato questo video o tutti i video relativi a questo nome. Ecco qua per esempio un video che ho caricato sul nostro canale. Cliccando OK vediamo che compare la voce sotto HD in sovraimpressione. Quindi possiamo attivare la visione HD, cosa che non è possibile fare invece con l'applicazione di molti altri TV.